Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale interamente dedicata all'attentato terroristico avvenuto in Germania lunedì sera. Secondo le ultime notizie e secondo ambienti vicini alle indagini, l'attentatore arrestato sarebbe un pakistano di 23 anni. Ma prima di parlare di questo, vediamo subito le immagini in esclusiva che sono state raccolte dai colleghi di Ureporter.it nella giornata di ieri sera. Le primissime immagini in cui potete vedere, le vediamo immediatamente da vicino, il camion che è piombato sul mercatino di lunedì sera, provocando la morte di 12 persone ed il ferimento di altre 48, alcune in condizioni critiche. Da precisare anche che la Farnesina, tramite il console italiano in Germania, ha messo in evidenza che non ci sono italiani né tra i feriti né ovviamente tra le vittime di questo attentato. Adesso vediamo insieme un servizio che ricostruisce in breve quanto è avvenuto nella giornata di ieri. Sentiamo. E la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato in tarda mattinata dalla cancelleria di Berlino per esprimere il cordoglio profondo dell'intera nazione, mettendo anche in evidenza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che in questo momento bisogna essere tutti uniti e favorire l'integrazione per quanto riguarda i migranti. Le indagini sono ad un primo passo e evidentemente ci saranno gli sviluppi nel corso delle prossime ore. Intanto la stessa cancelliera tedesca ha detto che si incontrerà con il sindaco di Berlino per promuovere iniziative e soprattutto di essere vicini sia ai parenti delle vittime che anche quelle dei feriti. Berlino si è risvegliata in una coltre di nebbia e soprattutto per un evento a più assolutamente inaspettato. Ma che l'allarme terrorismo fosse alto in Germania lo si era capito già nei giorni e nelle settimane scorse, ma che andasse a provocare una strage come quella di ieri in un mercatino è apparsa davvero una circostanza incredibile. Per dinamica, come abbiamo detto anche nella copertina del nostro telegiornale, la dinamica dell'attentato ricorda per certi aspetti quanto è avvenuto a Nizza. E allora dall'archivio del nostro telegiornale abbiamo ritrovato il servizio su cosa accadde a Nizza l'estate scorsa. Sentiamo. Prima di chiudere questa edizione del telegiornale facciamo un riepilogo di quanto è avvenuto. Un attentato terroristico si è verificato ieri sera in Germania. Un camion è piombato su un mercatino natalizio vicino ad una chiesa. Il bilancio è di 12 morti e 48 feriti, alcuni in gravi condizioni. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato in tarda mattinata alla stampa, mettendo in evidenza soprattutto che questo è un giorno duro per la Germania, le indagini continuano e bisogna favorire l'integrazione dei migranti. In ultimo diciamo che c'è stata una rivendicazione da parte dell'ISIS, ma per il momento gli inquirenti rimangono molto cauti. Il camion era partito dall'Italia e doveva rientrare in Polonia. Il proprietario dell'azienda che appunto aveva questo camion ha detto che colui che la guidava era un cugino. Naturalmente ulteriori informazioni ed approfondimenti nella prossima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 19. Grazie per la vostra attenzione. A tutti, buon pomeriggio.